Ciao, bentornati sul canale Le Mani Fatate di Monia. Quel che mi vedete indossato è la maglia che andremo a realizzare oggi insieme. È un progetto lavorato a pannelli e la lavorazione della manica viene incorporata durante la lavorazione del nostro pannello. Sono due pannelli speculari uguali sia il davanti che quello dietro, e una volta costruita e lavorata la nostra maglia ad uncinetto e lavorati i nostri due pannelli, la nostra maglia comunque è già terminata, quindi non ci resta successivamente per l'assemblaggio cucire i nostri fianchi e le nostre spalle, e la nostra maglia è terminata. È un progetto veramente facile e l'ho voluto realizzare con questo punto molto areoso, molto traforato, di modo che potesse essere indossato con una canotta, come nel mio caso. Ora vi lascio all'occorrente e all'esecuzione del tutorial di questo progetto. Ci vediamo alla fine per i saluti finali. Ciao, a dopo. Il progetto che andremo a realizzare oggi è questo. Sono due pannelli naturalmente lavorati uno uguale all'altro, e andremo a fare degli aumenti dal momento dello scalfo manica fino alla fine della nostra lavorazione, fino a formare questa manichina incorporata alla nostra lavorazione. Questo per quanto riguarda la nostra lavorazione. Il punto che andremo a utilizzare per la lavorazione di questo progetto necessita di un numero di catenelle multiplo di 13, per cui io, per arrivare alla metà della mia circonferenza, dal momento in cui è una lavorazione a pannello, come vi ho detto prima, ho dovuto eseguire 104 catenelle, che sono un numero divisibile per 13. A questo punto ho raggiunto con 104 catenelle i 70 centimetri circa, 65-70 centimetri, che sono comunque la metà della mia circonferenza. Come anticipato prima, per la mia lavorazione io ho avviato 104 catenelle, un numero divisibile per 13, alle quali vado ad aggiungere 6 catenelle, 3 che sono la mia maglia alta e 3 che sono le 3 catenelle di separazione. Quindi dalla undicesima catenella inizio la mia lavorazione, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Sull'undicesima vado a fare 2 punti alti. Due punti alti li vado a lavorare nel punto successivo, e due punti alti ancora nel giro e nel punto successivo. A questo punto faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, e un punto alto sempre nello stesso punto di base dove ho lavorato le due maglie alte. Quindi faccio una catenella, salto un punto di base e nel punto successivo faccio un punto alto, una catenella, salto un punto di base e nel punto successivo faccio un punto alto, una catenella, salto un punto di base e nel successivo faccio un punto alto. A questo punto faccio 3 catenelle, salto 1, 2, 3, 4 e dal quinto rincomincio la mia lavorazione.
quindi in questo punto faccio 2 punti alti. Nel punto successivo faccio 2 punti alti. Nel punto successivo faccio nuovamente 2 punti alti nello stesso punto di base, quindi per un totale di 6 punti alti. A questo punto faccio 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto di base. Poi faccio una catenella, salto un punto di base e nel successivo faccio un punto alto, una catenella, salto un punto di base e dal successivo faccio un punto alto, una catenella, salto un punto di base e nel successivo faccio un punto alto. A questo punto faccio 3 catenelle, salto 1, 2, 3 e 4 e nel quinto ricomincio il mio motivo. Vado avanti in questo modo, ripetendo la mia sequenza fino a in fondo alla riga, che vi faccio vedere come la termino. Vedete, sono arrivata a lavorare la catenella e la maglia alta per 3 volte, quindi vado sull'ultimo punto a lavorare una maglia alta. E questo è il modo in cui termino il mio lavoro. La riga di lavorazione da ripetere è sempre la stessa, quindi vi faccio vedere da questo momento in poi come lavoro la mia lavorazione. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta e 3 catenelle di separazione. Quindi prendo il filo sull'uncinetto e senza conteggiare adesso andremo a lavorare le nostre 6 maglie alte all'interno dell'archetto formato dalle 3 catenelle. Quindi vado a lavorare le mie 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi faccio 3 catenelle, una maglia alta sempre all'interno dell'archetto, quindi faccio una catenella, salto la prima maglia alta e sulla seconda del primo gruppo vado a fare un punto alto. Quindi una catenella, salto un punto di base e nella seconda del secondo gruppo vado a fare una maglia alta, quindi una catenella, salto un punto di base e nella seconda del terzo gruppo vado a fare una maglia alta. Quindi faccio 3 catenelle di separazione, vado nuovamente nell'archetto successivo saltando le maglie alte separate tra loro dalla catenella, vado nell'archetto e vado a ricominciare il mio motivo lavorando 6 maglie alte. Tre catenelle e una maglia alta sempre all'interno dell'archetto. Quindi faccio una catenella di separazione, salto un punto di base e nel secondo vado a fare un punto alto. Una catenella, salto un punto di base e nel quarto vado a fare un punto alto. Una catenella, salto un punto di base e sul sesto vado a fare una maglia alta. Quindi faccio le mie 3 catenelle. Rincomincio il mio motivo dall'archetto successivo. Vedete, sono arrivata in fondo alla riga dopo aver fatto i 3 punto rete, quindi a questo punto senza fare catenelle di separazione
dal fondo, quindi 1, 2 e 3, sulla terza vado a fare un punto alto in questo modo. Quindi la riga si ripete sempre nello stesso modo. Vi faccio vedere, ricominciamo insieme. Facciamo 6 catenelle, 3 la prima punto alto e 3 di separazione. Quindi vado all'interno dell'archetto e lavoro il mio motivo formato da 6 maglie alte. Catenelle, una maglia alta sempre all'interno del mio archetto, poi faccio una catenella, salto un punto di base e nel secondo vado a fare un punto alto, quindi una catenella, salto un punto di base e sul quarto vado a fare il mio punto alto, una catenella, salto un punto di base e sul sesto vado a fare un punto alto, quindi faccio 3 catenelle, salto tutti questi punti di base, vado nell'archetto e ricomincio da capo. Quindi vado avanti a lavorare sempre questa lavorazione. Alla fine, come vi ho detto, dopo aver eseguito l'ultimo punto rete sopra le mie maglie alte, senza eseguire alcuna catenella, faccio un punto alto sulla terza catenella. Ok? Poi ricomincio nuovamente la mia lavorazione in andata e ritorno. Io sono andata avanti con la mia lavorazione fino a raggiungere i 45 centimetri d'altezza e mi sono serviti 28 giri di lavorazione. Perché 45 centimetri? Perché io voglio un capo che sia di una lunghezza totale di 65 centimetri, che è la lunghezza che occorre a me. Che mi calza a pennello come lunghezza, per cui io come scalfomanica per la misura di braccio che ho io mi occorrono circa 20 centimetri. Pertanto, se dai 65 centimetri, che è la mia lunghezza totale che voglio raggiungere, tolgo i miei 20 centimetri che sono il mio scalfomanica, mi rimangono 45 centimetri che è la lavorazione che devo fare io prima di arrivare al mio sottomanica. Per cui io vado avanti in questo modo fino a raggiungere i 45 centimetri di altezza. Dopo aver eseguito 28 giri in altezza ed aver raggiunto all'incirca la lunghezza del mio capo di 45 centimetri, adesso lo misuriamo, esatto, sono arrivata quasi a 45, sono a 45 centimetri. Esatti, come vedete. A questo punto io inizio a fare gli aumenti per creare la mia manica. Quindi questo è il punto del mio ho raggiunto il punto del mio sottomanica. Quindi iniziamo a fare i nostri aumenti e vi faccio vedere come lavoro fino a ultimare tutto. Fino ad aumentare un motivo sia a destra che a sinistra. Dopo io andrò avanti per 14 righe perché corrispondono ai miei 20 centimetri che sono quelli che occorrono a me per il mio scalfo. Quindi mi rialzo con 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e nello stesso punto di base vado a lavorare un'ulteriore maglia alta per un totale di 2 maglie alte. A questo punto faccio le mie 3 catenelle di separazione e continuo a lavorare
il mio motivo come fatto fino ad ora. Quindi vado nell'archetto successivo dove vado a lavorare al suo interno le mie 6 maglie alte. 4, 5 e 6. Poi faccio 3 catenelle, una maglia alta nello stesso archetto di base, poi una catenella e una maglia alta sulla seconda maglia alta, una catenella e una maglia alta sulla quarta maglia alta, una catenella e una maglia alta sulla sesta maglia alta. Vado avanti in questo modo, poi ci vediamo alla fine che andremo a terminare la nostra lavorazione come l'abbiamo cominciata. Ho fatto gli ultimi 3 punterete dell'ultimo motivo, quindi faccio 3 catenelle e sulla terza catenella dal basso vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Così abbiamo terminato come abbiamo iniziato la nostra riga, facendo l'aumento. Quindi giriamo il nostro lavoro e diamo inizio alla seconda riga di lavorazione. Quindi dobbiamo andare a ricreare le nostre 6 maglie alte, per cui mi rialzo con 3 catenelle che vanno a sostituire la mia prima maglia alta. Nello stesso punto di base faccio un'ulteriore maglia alta, quindi passo al punto successivo dove vado a lavorare 2 punti alti nello stesso punto di base. Quindi abbiamo ricreato le nostre 4 maglie alte. A questo punto faccio le 3 catenelle di separazione e continuo la mia lavorazione come al solito. Quindi ci rivediamo alla fine che vi faccio vedere come eseguo la lavorazione allo stesso modo con la quale ho iniziato. Fatti gli ultimi 3 puntirete dell'ultimo motivo, faccio le mie 3 catenelle di separazione e vado a fare sugli ultimi 2 punti alti 2 punti alti su ciascuno, quindi 1 e 2 sul primo, come vedete, e sull'ultimo andiamo a fare 1 e 2. Quindi abbiamo finito come abbiamo iniziato. Come vedete, inizia, gli aumenti iniziano a vedersi. Quindi diamo inizio alla terza riga, sempre con 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, poi una maglia alta nello stesso punto di base. Quindi fatto il mio primo aumento, vado sul punto successivo e lavoro nello stesso punto di base altri 2 punti alti, poi vado a lavorare il quinto e il sesto sulle ultime 2 maglie alte restanti. Come vedete, abbiamo fatto in questo modo il nostro aumento. Quindi faccio 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e ricomincio il mio motivo come sempre fatto, fino ad arrivare alla fine che vi faccio vedere come termino per equiparare la nostra lavorazione al nostro inizio della riga. Come vedete, sono arrivata in fondo alla riga, faccio le mie 3 catenelle di separazione, mi ritrovo le 4 maglie alte, quindi sulla quarta faccio una maglia alta, sulla terza faccio una maglia alta e sulle ultime 2 su ciascuna faccio l'aumento lavorando 2 maglie alte su ciascuna, quindi 1 e 2 nello stesso punto, vado sull'ultimo e lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2, e ho fatto il mio aumento. Quindi diamo inizio
al nostro quarto giro di lavorazione. Faccio 3 catenelle che vanno a sostituire sempre la mia maglia alta, quindi lavoro maglia alta sopra maglia alta, cioè le mie 6 maglie alte, 3, 4, 5 e 6. Poi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto alto nello stesso punto di base. Quindi in questo giro il mio aumento è effettuato da questo punto V. Poi faccio 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto successivo e do inizio al mio punto, al mio motivo come eseguito fino ad ora. Poi ci vediamo alla fine che vi faccio vedere che termino la mia lavorazione come l'ho iniziata. Sono arrivata in fondo alla riga, quindi facciamo 3 catenelle. Sull'ultima maglia alta andremo a fare un punto V formato da una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Quindi vado a lavorare dal punto successivo un punto alto su ciascun punto alto per un totale di 5 punti alti. 3, 4 e 5. Ok? Quindi a questo punto giriamo il nostro lavoro e diamo inizio alla riga successiva, quindi mi rialzo con 3 catenelle, lavoro dal punto successivo una maglia alta su ciascuna delle 6 maglie alte, quindi 3, 4, 5 e 6. Quindi faccio 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base, poi faccio una catenella e un punto alto sul punto alto successivo, che sarebbe quello del mio punto V sottostante. Quindi a questo punto faccio le 3 catenelle e ricomincio il mio motivo sull'archetto successivo. Ci vediamo alla fine che vi faccio vedere come finisco la lavorazione. Sono arrivata in fondo alla riga, come vedete, quindi vi faccio vedere come termino il giro. Faccio le 3 catenelle di separazione, poi vado a fare un punto alto in questo punto dove c'è il punto V, quindi sul punto alto del punto V vado a fare un punto alto, una catenella e un punto alto sull'ultimo delle 6. Poi faccio 3 catenelle, un punto alto nello stesso punto di base che andiamo a formare il nostro punto V. Poi vado maglia alta sopra maglia alta fino in fondo alla riga contandone altre 5. Diamo inizio alla riga successiva, quindi mi rialzo con 3 catenelle. Dal punto successivo vado a lavorare maglia alta sopra maglia alta, cioè in totale le mie 6 maglie alte. 4, 5 e 6. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta nello stesso punto di base. Poi faccio una catenella e una maglia alta sulla maglia alta del punto V sottostante, una catenella e una maglia alta. Vedete, piano piano andiamo a ricostruire i 3 quadretti. Il prossimo giro sarà l'ultimo, che lo andiamo a costruire sempre nel punto V sottostante. Quindi faccio 3 catenelle,
vado nell'archetto successivo e ricomincio con il mio motivo. Come vedete sono arrivata in fondo alla riga, quindi ho fatto le mie 3 catenelle. Vado a fare una maglia alta sulla prima maglia alta che incontro, poi una catenella e una maglia alta sulla seconda maglia alta, poi una catenella e una maglia alta sulla maglia alta del punto V, quindi faccio 3 catenelle. È una maglia alta nello stesso punto di base, quindi continuo a lavorare maglia alta sopra maglia alta fino ad arrivare in fondo alla riga, che compresa quella del punto V, le nostre maglie alte dovranno sempre essere 6. Ora giriamo il nostro lavoro e lavoriamo come l'ultimo punto del nostro motivo, così abbiamo ricostruito un motivo in più. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, la mia prima maglia alta, dalla seconda, terza, quarta, quinta e sesta, quindi faccio 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base, poi una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Quindi, come vedete, abbiamo ricostruito il nostro punto, quindi facciamo il nostro motivo. Facciamo 3 catenelle e dall'archetto successivo iniziamo a lavorare il nostro motivo. Sono arrivata in fondo alla riga, quindi faccio le mie 3 catenelle, la mia maglia alta sulla prima maglia alta che incontro, in questo modo. Poi una catenella e una maglia alta nella successiva, una catenella, una maglia alta nella successiva, una catenella e una maglia alta sulla prima delle 6. Poi faccio 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base, poi vado a fare maglia alta sopra maglia alta fino in fondo alla riga. Come vedete, pian piano ricostruito l'altro motivo. Questo giro è l'ultimo, poi dopo ricominceremo la nostra lavorazione da capo. Si esegue in questo modo: faccio 6 catenelle, 3 che vanno a sostituire la mia prima maglia alta e 3 di separazione. Quindi prendo il mio filo sull'uncinetto, vado nell'archetto e vado a lavorare le mie 6 maglie alte. Poi 3 catenelle, una maglia alta sempre all'interno dell'archetto, poi una catenella e una maglia alta, vado a lavorare i miei quadretti sopra i quadretti, quindi una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta sull'ultimo quadretto. Quindi faccio le mie 3 catenelle di separazione. Vado dentro l'archetto successivo e ricomincio il mio motivo.
Lavoro in questo modo fino in fondo alla riga, che vi faccio vedere come la termino. Sono arrivata alla fine, quindi andiamo a lavorare al contrario quello che è il nostro motivo. Faccio le 3 catenelle, quindi una maglia alta sulla maglia alta, una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta. In questo modo abbiamo lavorato i 3 punti rete. Quindi faccio le 3 catenelle, un punto alto all'interno dell'archetto e conteggio le 6 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi faccio 3 catenelle e sull'ultimo punto alto vado a fare un punto alto. Così abbiamo finito la nostra lavorazione come l'abbiamo iniziata. A questo punto giro il mio lavoro e ricomincio dalla riga numero 1, cioè facendo i miei 2 punti alti sul mio punto di base, quindi 3 catenelle più una maglia alta nello stesso punto di base, quindi 3 catenelle. E vado a lavorare nel mio archetto le mie 6 maglie alte. Quindi 3 catenelle, una maglia alta sempre all'interno dell'archetto, una catenella e una maglia alta, vado a rifare il mio punto rete sul mio punto rete, 3 punti rete per un totale di 3 punti rete, quindi una catenella e un punto alto. Quando sono alla fine, come vedete, ormai il punto può essere eseguito normalmente come tutti gli altri. Comunque ve lo faccio vedere. Quindi vado avanti lavorando allo stesso modo fino in fondo alla riga. Vi faccio vedere quando torno. La prima riga va terminata come vi ho già fatto vedere all'inizio, degli aumenti in questo punto qua. Vi faccio vedere la seconda riga come faccio a rilavorare, il mio punto. Non dovrò più lavorarla alla rovescio, ma lo continuo a lavorare fino, in fondo come, fatto normalmente. Quindi vedete, faccio le 3 catenelle, sono al ritorno dove ho già fatto il mio primo giro con le 2 maglie alte all'inizio, quindi faccio le 3 catenelle, salto il mio punto rete, faccio il mio punto di nuovo normalmente, quindi vado dentro all'archetto, faccio le mie 6 maglie alte, 3, 4, 5, 6, 3 catenelle, una maglia alta all'interno dell'archetto, poi faccio il mio punto rete sulle 6 maglie alte, quindi 1, una catenella e un punto alto sulla quarta, una catenella, un punto alto sulla sesta, quindi faccio 3 catenelle e vado a fare le mie maglie alte, 2 su ciascun punto, quindi 1 e 2 sulla prima maglia alta,
1 e 2 nella seconda maglia alta. Io sono andata avanti con il mio motivo facendo l'aumento in questo modo che vi ho spiegato all'inizio per 14 giri totali. Dopo vi faccio vedere come faccio l'ultimo giro per appareggiare il mio giro e per così essere più facilitata nella cucitura dei due pezzi. Ok, io finora ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quindi vado avanti facendo altri 4 giri, susseguendo gli aumenti come vi ho detto all'inizio. E per me, così, contando da dove ho fatto il mio primo aumento fino in cima, ho conteggiato 20 centimetri, che sono quelli che occorrono a me per il mio scalfo manica. Voi vedete che misura vi occorre per fare il vostro di scalfo manica. Come ultimo giro, cerchiamo di andare a pareggiare quello che è la nostra riga precedente. Come vedete, ci sono degli avvalli, poi la cima. Quindi vi faccio subito vedere come faccio. Mi rialzo con 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta, e dalla seconda maglia vado a lavorare maglia alta sopra maglia alta, quindi ne conteggiamo sempre 6 come al solito. Poi faccio 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base, poi faccio una catenella e un punto alto, una catenella e un punto alto, una catenella e un punto alto. Vedete, così si è appareggiato il mio giro. Poi faccio 3 catenelle, un punto alto sul primo punto alto, poi una catenella e una mezza maglia alta nel successivo, poi una catenella e un punto basso, una catenella, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, e vado a fare un punto alto sull'ultimo. Vedete, in questo modo stiamo appareggiando la nostra lavorazione. Quindi facciamo 3 catenelle e ricominciamo da capo. Una maglia alta sulla prima maglia alta, poi una catenella e una mezza maglia alta, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso, 3 catenelle e un punto basso, poi 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e un punto alto sull'ultima delle maglie alte sottostanti. Ok, quindi adesso andiamo a ricominciare da capo. Quindi facciamo 3 catenelle, una maglia alta, una catenella, una mezza maglia alta, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso, 3 catenelle, un punto basso, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e una maglia alta sull'ultima maglia alta. Quindi la nostra ultima riga, vedete, adesso viene più
lineare, quindi siamo più facilitati poi dopo nella unione tra i due pezzi, quello davanti e quello di dietro. Va davanti in questo modo fino in fondo alla riga, dopodiché la nostra lavorazione è terminata. Sono arrivata in fondo alla riga, vi faccio vedere come termino. Quindi faccio dopo il mio punto basso le 3 catenelle, la maglia alta sulla prima delle 6, 3 catenelle, una maglia alta sempre nello stesso punto di base e poi maglia alta sopra maglia alta fino in fondo alla riga. Dopodiché tagliamo il nostro filo e il nostro pezzo è terminato. Allo stesso modo facciamo l'altro pezzo che sarà poi uno il dietro e l'altro il davanti della nostra maglia. Allora, adesso passiamo alla cucitura della nostra maglia. Per cui la prima cosa che ho fatto è quello di mettere il rovescio di un pannello verso me e l'altro rovescio del pannello verso il tavolo. Quindi sono andata innanzitutto ad affrancare insieme le due estremità, sia da una parte che dall'altra. Queste saranno poi le mie maniche. A questo punto ho conteggiato tutti i motivi che io ho per trovarne così il centro. Io ho 10 motivi totali, quindi ne conto 1, 2, 3, 4 e 5 e nella metà. Vedete, nei 3 punti che mi separano dal motivo successivo, sono andata a mettere il mio marcapunto sia sul davanti che sul dietro della mia lavorazione, facendo un pochettino combaciare i motivi del pannello davanti con quello dietro. A questo punto, dal mio centro, dal momento in cui io voglio una scollatura abbastanza ampia, cioè di 30 centimetri, cosa faccio? Vado a tirare i miei 15 centimetri da una parte in questo modo e vedo che arrivo a questo punto. Quindi metto un marcapunto in questo punto. E misuro 15 centimetri dall'altra e vedo che arrivo in questo punto. Quindi io ho fatto una scollatura di 30 centimetri. Adesso andrò a cucire la mia spalla dall'estremità fino a raggiungere il mio marcapunto e dall'altra parte facciamo la stessa cosa, quello che dalle estremità mi porta fino al marcapunto prima del mio scollo. Quello centrale ora lo possiamo anche togliere perché ci è servito solo per misurare i 15 centimetri a destra e 15 centimetri a sinistra nel caso vogliate fare uno scollo di 30 centimetri, quindi abbastanza ampio come il mio. Per quanto riguarda i miei laterali della maglia, io andrò a cucire dall'estremità inferiore che le vado a mettere assieme fino ad arrivare al marcapunto che mi segna l'inizio degli aumenti, cioè quello dove abbiamo eseguito le nostre due maglie alte. Quindi questo punto qui, dopo, da marcapunto fino al marcapunto della spalla, la lasceremo aperta perché è il passaggio della nostra manica. Quindi iniziamo con la cucitura del fianco. Allo stesso modo eseguiamo poi la cucitura sulle nostre spalle. Quindi prendiamo i due lembi inferiori, come vedete, della nostra maglia e andiamo a fare un nodino iniziale in questo modo. Quindi lasciamo un po' di codina e andiamo a fare un nodino per fermare il nostro filo. Quindi facciamo 1 o 2 volte questo passaggio. Ecco, una volta
fermato il nostro filo, mettiamo in orizzontale la nostra codina d'inizio e andiamo a prendere i punti della nostra maglia. Cerchiamo di non accavallare, ma di prendere proprio il punto, perché altrimenti poi sul diritto si vedranno i passaggi della nostra cucitura e sarà poi risulterà poi antiestetica. Quindi la mia cucitura è semplicissima, vedete? Prendo il dietro e prendo il davanti, il mio pannello davanti. Poi passo nuovamente sul dietro in questo modo. Quindi la mia cucitura è veramente semplice. Continuo questo tipo di cucitura su entrambi i fianchi fino a raggiungere il marcapunto che abbiamo messo prima al nostro sottomanica, e facciamo la stessa cosa sulle due spalle fino ad arrivare allo scollo. Cerchiamo di non tirare la cucitura perché altrimenti dopo la maglia risulterà essere arricciata e non cade bene addosso. Quindi cerchiamo di non tirare molto con il nostro filo durante la cucitura e l'assemblaggio dei nostri pezzi. Sono giunta alla fine del tutorial. Oggi vi ho spiegato come fare una maglia con le maniche incorporate nella lavorazione del pannello. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Ora vi lascio e ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video tutorial. Ciao da Monia.